Del nostro museo, Castello d'Albertis, Museo delle Culture del Mondo di Genova. Qui sono esposte le collezioni etnografiche che Luigi Maria ha donato al cugino Enrico dopo i suoi viaggi. La maggior parte delle collezioni etnografiche di grande importanza e rilevanza internazionale sono state vendute al Museo di Antropologia e di Etnologia di Firenze e al Museo Luigi Pigorini di Roma. È infatti nella sua biblioteca, ora biblioteca del museo, che troviamo il volume Nuova Guinea, ciò che vidi e ciò che feci, pubblicato in italiano nel 1880, ma un anno prima in Inghilterra, in lingua inglese. È nel mondo anglosassone che è particolarmente noto per la prima esplorazione del fiume Fly. In realtà si tratta di ben sei viaggi che Luigi Maria ha effettuato dal 1871 al 1878, gli ultimi due dei quali con un'imbarcazione che si chiama Neva a vapore, pagata appunto dal governo australiano. Ma noi vogliamo prima ascoltare la sua idea di viaggio quando è partito il 25 novembre del 1871. Col dottor Edoardo Beccari salpava per Bombay. Alcuni amici ci avevano accompagnato a bordo per essere gli ultimi ad augurarci buon viaggio e buona fortuna nella nostra impresa. L'esplorazione di un paese selvaggio, misterioso, lontano. L'esplorazione della Papuasia. Questo nome a me risuonava come una mistica parola. L'idea di andare in un paese dalle foreste vergini e sempreverdi, nel paese dell'estate continua, ove avrei trovato un uomo non ancora degenerato, figlio della natura, l'uomo selvaggio allo stato primitivo, mi stava così fissa nella mente ed esaltava tanto la mia fantasia da farmi parere eterni i momenti necessari ad un bastimento per sortire dal porto. A 30 anni, garibaldino della prima ora del 1860, benestante, appassionato di scienze naturali per l'insegnamento di padre Armando David, naturalista e missionario in Cina, Luigi Maria d'Albertis, dopo 5 mesi di navigazione, approda finalmente in Nuova Guinea con grande trepidazione, come documenta nel suo volume. È il primo dei suoi viaggi. Successivamente, quando esplorerà il fiume Fly con la Neva, dedicherà una descrizione alla Neva come piccola lancia a vapore. La Neva è una piccola lancia a vapore. Essa misura 52 piedi, massima lunghezza, e 7, massima larghezza. Non ha ponte né camerino, ma un tetto di zinco ne copre i 2/3. Una parete di legno, dietro la macchina, però, forma un camerino nel quale furono poste le provvigioni per il viaggio e serviva per dormire a me, ad Hargrave e Wilcox. Nel compartimento della macchina e a prua dormivano gli altri. La portata della Neva è di 9 o 10 tonnellate.
Quando Luigi Maria incontra il cugino Enrico alla conclusione del suo viaggio a gennaio del 1878, il capitano D'Albertis è con Edoardo Beccari durante il suo primo giro del mondo e così ricorda questo incontro commovente che ci dà un'idea e ci restituisce le difficoltà e le fatiche del viaggio di Luigi. Col cannocchiale guardai in terra e riconobbi Luigi Maria che lentamente muoveva e che sembrava fosse tormentato da qualche male. Eravamo commossi, un conto più strano non poteva davvero combinarsi. La casetta del mio cugino era cintata da casse, avanzi di imballaggi, archi, trofei papuasi, che appartenevano al macchinista della Neva, l'unico bianco che l'accompagnò. Egli ci accompagnò a bordo della Neva, che trovai ben piccola per 10 persone. Era carica di piante vive e di piante nello spirito, collezioni interessantissime di rettili, di uccelli, di insetti. Luigi poi venne con noi a bordo del Brisbane dopo aver fatto toeletta, che in terra rassomigliava più a un selvaggio che a un cristiano. Si pranzò e ci raccontò una parte delle vicende dell'avventuroso suo viaggio lungo il Fly River. Gli indigeni gli si mostrarono ostili, fu assalito molte volte, per salvarsi dovette usare le armi da fuoco. Ci mostrò molte frecciate ricevute sul corpo della barca, lunghe e robuste. Le frecce coravano le difese di legno di più di un pollice di spessore. La bandiera italiana sventolò sempre sulla neva. Solo a Thursday il magistrato, tra le altre ridicole pretese, voleva che la togliesse. Allora Luigi Maria la inchiodò sull'asta e così noi la vedemmo. Passammo tutta la notte facendolo discorrere ed il mattino seguente, alle 5 del 21 gennaio, ci lasciammo per rivederci a Sydney. La descrizione dell'incontro fra i due cugini rivela la profonda relazione che c'era tra i due. Effettivamente, quando Luigi rientra in Italia, passerà un breve tempo nell'Agropontino, forse ricordandosi le palafitte della Nuova Guinea, che nell'Agropontino all'epoca erano tipiche, e in realtà trascorrerà gli ultimi anni della sua vita a Sassari, in Sardegna, dove il capitano D'Albertis lo fotograferà andandolo a trovare diverse volte e visitando la Sardegna con lui, con la scusa anche di cacciare e quindi di condividere questa passione con l'amico Giacomo Doria. Della figura di questo personaggio, cacciatore, collezionista, appassionato naturalista, mosso da passioni anche contraddittorie e contrastanti. Per questo abbiamo scelto di usare le sue parole per ogni tappa dei suoi viaggi e della sua vita e vorremmo quindi concludere con un brano che mette in evidenza le emozioni contrastanti di fronte alla bellezza degli uccelli, che in realtà erano lo scopo del suo viaggio, andare a cacciarli. Io non mi sarei stancato mai di ammirare la sua bellezza o i suoi movimenti. Sta parlando della Parotia sexpennis, ognuno dei quali rivelava una nuova bellezza, ma il timore che potesse fuggire mi vinse e senza che la mia guida, non meno interessata di me nello spettacolo, potesse trattenermi, toccai il grilletto del mio fucile e il colpo partì. Dileguatosi il fumo, potei scorgere nel mezzo della piazzetta una massa nera, segno che il mio colpo non era andato fallito. Corsi tosto, pieno di gioia, per impadronirmi della mia preda, ma quando vi giunsi presso, sentii quasi mancarmi il coraggio di stendermi sopra la mano. La bella creatura, che un minuto prima, piena di vita, parea sfidasse l'universo intero a vincerla in bellezza o disperato combattimento, eccola, esamina sul campo che aveva scelto per le sue giostre. Qua e là qualche piuma accennava alla rovina prodotta dal fucile. Una goccia di sangue sulle mere piume si sarebbe creduta un rubino, posato sopra uno scrigno di velluto nero misto ad altre gemme, che le piume del capo e le dorate del petto solo a gemme possono essere comparate. Non più i superbi movimenti, non più gli atteggiamenti dolci e feroci di un momento prima, ma solo un tremito convulso. L'aprire e stringere di un'ala, il ritirare o l'allungare di una gamba.
solo i segni dell'agonia. E continua ancora. Non ebbi il coraggio di toccarlo che quando fu perfettamente morto. Sentii rimorso vivo e mi dissi, l'uomo è crudele. Povero animale, era tanto felice, un colpo di fucile, e tutta la sua felicità fu distrutta e la sua vita gli fu tolta. Rimane la sua bellezza, ma che vale per esso? È come la fama degli uomini dopo che sono morti, è buona per gli altri, come appunto la pelle di questo uccello sarà bella per un museo. Che servirebbe a me la fama d'essere il primo europeo che penetrò su queste montagne? Domani o d'oggi dovessi morire per mano dei nativi, o non dovessi mai più rivedere la mia patria. Ma che importa la fama? Oggi sono contento ed il piacere, dopo il rimorso di aver ottenuto un sì bel uccello, è tanto che non so rimproverarmi d'essere stato crudele. Dalle sue esplorazioni Luigi Maria d'Albertis riportò importanti collezioni zoologiche che vennero acquistate dai maggiori musei europei. Giacomo Doria, il fondatore del Museo di Storia Naturale di Genova, acquistò una gran parte di queste collezioni che ora sono ospitate nel museo. Raccolse centinaia di vertebrati e diverse migliaia di insetti. Il materiale venne poi studiato dai migliori specialisti e furono numerosissime le specie nuove descritte. Appassionato cacciatore, D'Albertis si dedicò particolarmente alle raccolte ornitologiche. Su 500 specie di uccelli raccolte in Nuova Guinea, ben 50 risultarono nuove per la scienza.